Assessore, qualche polemica in questi giorni per i ritardi sull'attivazione del servizio dei buoni spesa. Ci sono arrivati, al di là, insomma, delle attenzioni dell'opposizione, consigliare anche da taluni cittadini che ci hanno attenzionato, però sono partiti. Sì, io avevo fatto un annuncio, infatti, che sarebbero partiti per il 10 dicembre. Purtroppo c'è stato un problema di collegamento con gli uffici, un problema proprio tecnico di caricamento di una determina e di conseguenza abbiamo fatto un ritardo di 2 giorni lavorativi. Infatti ieri, lunedì, è stata caricata la determina con allegati appunto l'avviso e il modulo di domanda che può essere preso sia dal sito del comune ma anche agli uffici sociali dove ci sono anche gli assistenti sociali che danno un aiuto a chi non sa compilare o comunque ha bisogno di avere un aiuto della compilazione del modulo stesso. Quindi modulistica pronta, Sì, quindi siamo da ieri. partiti. Vorrei fare un chiarimento, anzi la ringrazio per avermi dato l'opportunità, sull'applicazione. L'applicazione non è sul sito del comune. Una volta che viene protocollato il modulo, quindi la richiesta, il comune invia i nominativi dei richiedenti a questa società, che a sua volta contatta il richiedente e dà le indicazioni per scaricare l'app, ma l'app non si trova sul sito del comune. Arriverà un messaggio al richiedente con le spiegazioni per scaricare questa applicazione. Chi non dovesse avere uno smartphone, quindi un collegamento internet, avrà un messaggio normale in cui verrà dato un PIN e potrà andare con quel PIN presso i negozi e fare la spesa tranquillamente.